La ginnastica ritmica è una disciplina relativamente giovane, i cui connotati spettacolari sono cresciuti nel tempo. In seguito ai recenti successi della squadra italiana, alcune atlete sono state coinvolte in un progetto che si è giovato della consulenza tecnica e artistica di un'equipe di professionisti. Questa collaborazione ha contribuito alla realizzazione di uno spettacolo, Rhythmix, che si propone come un'armoniosa fusione di danza e sport. Nelle coreografie di Barbara Cardinetti, di cui si compone l'esibizione, tecnica, flessibilità e forza fisica sono quindi al servizio della grazia dei movimenti. Si alternano così quadri in cui vengono esaltati questi diversi aspetti della ginnastica. La musica segue l'andamento delle coreografie, denotando quelle più dinamiche con ritmi rock, proponendosi in scelte più alternative e raffinate fino alla musica classica nei momenti più intimi, soprattutto in caso di esibizioni individuali o in coppia. All'inizio dello show vengono presentati gli attrezzi utilizzati nella ginnastica ritmica. Sul fondo della scena sono proiettate le ombre delle ginnaste con funicelle, clavette, palle, cerchi e nastri. Emerge con forza lo sport nelle situazioni in cui le ginnaste si presentano in squadra, proponendo formazioni, composizioni e scambi. Tuttavia non mancano trovate artisticamente interessanti, come quella di proiettare cerchi virtuali sul fondale, illudendo gli spettatori che le atlete li stiano maneggiando realmente, oppure quella di inventare nuovi attrezzi, quali lunghe maniche che le interpreti condividono a coppia in una coreografia caratterizzata da geometrici intrecci, o ancora teli e palloni giganti fatti volteggiare in aria. Uno dei momenti più suggestivi vede le ginnaste mimetizzarsi con poltrone intorno alle quali danzano, esibendo l'elasticità di cui sono dotate. Le luci e le proiezioni contribuiscono ad accrescere l'impatto scenico dello spettacolo, che scorre a pieno ritmo, sorprendendo ad ogni nuova esibizione gli astanti, fino al finale liberatorio, in cui, tolti i fermagli dai capelli, le atlete si lasciano trascinare dalla musica per salutare il pubblico.